Esistono animali senza ano? Certo che sì. Sapete anche che uno di questi vive sulla vostra faccia? Sto parlando del genere Demodex, acari lunghi massimo mezzo millimetro che vivono nei follicoli periferi e nelle ghiandole sebacee di buona parte della popolazione. E se te lo stai chiedendo, sì, probabilmente anche nei tuoi. Al momento sono note 65 specie del genere Demodex, ma di queste solo due hanno come ospite l'uomo, Demodex brevis e Demodex folliculorum. I Demodex generalmente non danno grandi noie, vivono la loro vita pacificamente, vagandovi sulla faccia alla mirabolante velocità dei 8-16 mm orari durante la notte, mentre di giorno semplicemente si rintanano nei follicoli piliferi come nell'immagine. Ah, di notte hanno anche questa graziosa e simpatica abitudine di accoppiarsi e depositare le uova sulla vostra faccia. Benissimo! Ovviamente, non avendo un ano, le sostanze di scarto vengono accumulate all'interno di particolari cellule annesse all'intestino. Questo però comporta un piccolo ed insignificante problema alla morte degli acari. In quel momento, infatti, il loro esoscheletro si lisa, riversando tutto il contenuto corporeo all'esterno. Sì, feci comprese. E sì, sempre sulla vostra faccia, ovviamente, no? Questi il buon ton non sanno neanche dove stia di casa. Nonostante il loro pacifismo, alle volte sembrerebbero essere coinvolti in alcune piccole patologie della pelle, tipo l'acne o la dermatite, ma di questo non abbiamo ancora prove certe. Scommetto che ora l'unica cosa che volete fare è sterilizzarvi la faccia con la candeggina o con il fuoco. E sappiate che è abbastanza inutile in realtà. La prossima volta, infatti, che incontrerete un amico, bacerete il partner o userete un asciugamano in comune con qualcuno, è possibile che siate nuovamente punto a capo. Ah, pensate che sono così affezionati a voi da sopravvivere una settimana al vostro decesso. In caso di omicidi, quindi, possono tornare utili per datare la vostra morte. Davvero, non sto scherzando. Altro che diamante, Demodex è per sempre.